Vabbè. L'ho fatto partire senza neanche accorgermi, va bene, dai. L'ho fatto partire senza neanche accorgermi. Questo è... mi sfugge il nome. Quello che è morto, mi pare, no? Joe Cocker. Joe Cocker, sì. Di cosa vi parlo stasera? Allora, partiamo da un film. Ho visto un bel film stasera. Sì. Ipotesi di complotto. E chissà perché non sono film che mettono mai su Netflix. Non li mettono mai. Ipotesi di complotto, conspiracy theory, qualcosa del genere, il titolo del genere. Questa però non è Whitney Houston. Joe Cocker. Ah no, perché la colonna sonora di La Guardia del Corpo, bravo, non è solo Whitney Houston. Ah. Comunque, ipotesi di complotto, cioè talmente denso di cose che la gente dovrebbe capire che cioè dopo 30 anni, anni 90, secondo me sì, secondo me è un film che la gente dovrebbe vedere. Una chiave di lettura con un minimo di sale di zucca. Sono tante cose in quel film. Però il succo del video vuole essere che, e poi non lo ripeto, non so mai se lo metto pubblico o lo metto per pochi amici i miei video. Il succo del discorso è che c'è evidentemente qualcuno che comanda, qualcuno che è sopra, che vede che ha tanti soldi, che governa il mondo degli uomini, diciamo, della maggior parte degli uomini. Però chi di spada ferisce, se si usa la divisione e se non sei da solo, perché se sei da solo cosa fai? Ti dividi in due? No, è sempre un gruppo, sempre. Anche all'interno di questo gruppo è ipotetico, che per me non è tanto ipotetico, ci sono delle divisioni, ecco. Questo è quello che ho assorbito, quello che ho imparato, ma però è così. Quindi noi ci dividiamo tra noi, noi poveri umani, però magari non pensiamo che ci sia una volontà unica che ci vuole dividere, che ci vuole soggiogare, e non partecipiamo a questo gioco. Ecco, soprattutto non partecipiamo. Se non giochi, se rifiuti di giocare, le squadre vanno a casa. Ecco, questo è il succo del video. Se rifiuti di giocare, le squadre vanno a casa. Non so chi riuscirà a capire questo che dico, però io avverto che è fortemente così. Io avverto che è fortemente così. Ecco, questo è strumentale.
the Bodyguard. Fine del cazzo. Sì, un filmetto. Però ci sono delle belle... A mio avviso ci sono delle belle emozioni. Qua e là. La solitudine di chi fa il proprio lavoro, a dispetto di tutto, è il protagonista. Ma nessuno vuole la solitudine, nessuno l'accetta, nessuno l'accetta. Vabbè. Non voglio fare discorsi troppo complicati, ecco, diciamo così. Film, adesso di un altro film tangenzialmente, è solo una colonna sonora. Va bene così. Buonanotte.